Era l'alba, alle 6:30 di una fredda mattina del 3 febbraio 1960, quando, rientrando all'hotel Rivoli di Roma alla guida della sua Thunderbird color lilla, dopo aver trascorso la notte esibendosi in un nightclub, Fred Buscaglione si scontrò con un camion che trasportava porfido. Venne soccorso da una guardia giurata, dall'autista del camion e da un carabiniere che fermarono, pensate, un autobus dove caricarono il cantante, che giunse però troppo tardi all'ospedale. Fred Buscaglione aveva appena 38 anni. Ci sono molte cose da raccontare, soprattutto molte cose da imparare scorrendo la vicenda umana e artistica di uno dei personaggi, dei cantanti, dei compositori, dei musicisti più importanti e di maggior impatto nella storia della musica leggera italiana. Però per comprenderne l'importanza bisogna partire dalle origini. Fred, o meglio Ferdinando Buscaglione, nacque nel 1921 in provincia di Torino. La sua famiglia masticava arte e soprattutto musica. Fin da piccolo mostrò una grande passione e soprattutto una notevole predisposizione per la musica, appunto. Tanto è vero che venne ammesso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino all'età di 11 anni. Dopo qualche anno però abbandonò gli studi accademici, sia per il carattere abbastanza vivace, sia per lo scarso interesse dimostrato per la musica classica. La sua attenzione infatti era rivolta soprattutto ad un altro genere di musica che da poco stava facendo la sua apparizione in Italia, il jazz. In ogni caso sapeva già suonare violino e pianoforte, ai quali poi aggiunse, quando incominciò a lavorare in locali, la tromba, il sassofono, la fisarmonica e il contrabbasso. Il suo amore per il jazz, che modificò radicalmente la sua carriera, scoppiò durante la Seconda Guerra Mondiale. Svolse infatti il servizio militare in Sardegna, dove aveva il compito di allietare i soldati suonando ed organizzando eventi musicali. Qui formò una piccola band con la quale eseguiva i brani che arrivavano dall'America e che sentiva attraverso la radio. Altro elemento fondamentale nella vita di Buscaglione fu il suo sodalizio artistico con Leo Chiosso, che conosceva fin da bambino, e un sodalizio che cominciò dopo la fine della guerra. Leo Chiosso era un avvocato, ma soprattutto un paroliere, dotato di un senso dell'ironia non comune. E il duo formato da Buscaglione, compositore delle musiche, e Leo Chiosso, autore dei testi, si dimostrerà la chiave di volta di un rinnovamento fondamentale nell'evoluzione della musica leggera italiana. Questa coppia era la depositaria di uno stile che può essere definito di swing e jazz per quello che riguarda l'aspetto musicale e di ironia e comicità nelle liriche. Ma per comprendere appieno l'importanza del fenomeno Buscaglione bisogna enfatizzare, oltre appunto alla sua preparazione musicale, anche il suo modo estremamente personale di vivere il suo essere artista. Non era infatti uno di quelli che seguiva le mode per andare incontro ai gusti del pubblico, quanto un innovatore che faceva quello che più gli piaceva e riteneva gratificante. In questo senso ha fatto parte, e tuttora ne è un rappresentante, di quella categoria di cantanti e musicisti, peraltro non numerosissima, la cui fama dura per decenni, superando le mode e i gusti del periodo contingente. In quel periodo, stiamo parlando della fine degli anni 50, la canzone italiana era prevalentemente melodica. Avevano successo brani come Grazie dei Fior, Viale d'autunno, Tutte le mamme, Buongiorno tristezza, Vola colomba. In questo mondo dominato da buoni sentimenti, a volte un po' retorici, quello che hanno portato Buscaglione e Leo Chiosso era qualcosa di completamente diverso. Il loro genere venne definito quello delle criminal songs. È un genere che ha portato una svolta radicale nel modo di comporre musica e testi. Queste canzoni infatti hanno uno sviluppo drammaturgico, raccontano delle storie, parlano di personaggi. Alcune di loro potrebbero essere lo spunto per la sceneggiatura di un film e spesso proprio dai film e dai libri noir prendevano l'ispirazione. Queste liriche infatti hanno disegnato una figura che rappresenta un'imitazione di quella di un gangster americano. Ci sono molti degli stereotipi associati all'immagine del bullo, sbruffone e apparentemente cinico. Anche l'abbigliamento col quale Buscaglione metteva in scena questi brani era tipico di quell'immaginario. C'erano infatti il sigaro, il whisky, il vestito gessato, i cappelli a tesa larga. La differenza fondamentale rispetto agli originali è che in queste canzoni l'ironia e la bonaria presa in giro sono sempre presenti. Tutte le caratteristiche cui ho accennato vengono messe in ridicolo, come quella del macho sciupa femmine, che in realtà finisce quasi sempre per soccombere alla donna che vorrebbe conquistare. Ma al solito, se volete saperne di più su Fred Buscaglione e sulle sue canzoni come Che bambola, Teresa non sparare, Eri piccola così, Il dritto di Chicago, Guarda che luna, per nominarne solamente alcune,
Vi lascio in descrizione il link per la puntata del podcast Moliche d'Ascolto, dove si parlerà di questo e di molto altro. Nel frattempo, ciao a tutti e al solito, fate i bravi.